Benvenuti a una nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Ok dell'EMA al vaccino AstraZeneca, si possono riprendere le somministrazioni. Patologia emorroidaria, si può fare prevenzione. Alla Milano-Sanremo la prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. Oggi giornata mondiale del sonno, con il Covid aumenta l'insonnia. Il vaccino AstraZeneca ha un nuovo via libera. L'Autorità Europea sui Medicinali, EMA, ha reso noto le conclusioni della sua analisi sul vaccino anti-Covid dalla casa farmaceutica britannica. Dopo i casi di trombosi che avevano spinto prima le autorità tedesche e poi altri paesi, tra cui l'Italia, a interrompere le somministrazioni. Il vaccino è sicuro ed efficace, ha sentenziato l'EMA, ribadendo ancora una volta che i benefici superano i rischi. La patologia emorroidaria è molto diffusa nella popolazione. Purtroppo viene spesso sottovalutata dal paziente per un ingiustificato senso di vergogna o imbarazzo. La causa rimane sconosciuta, ma sono noti diversi fattori come la stitichezza, l'età, la dissenteria, soprattutto se cronica, e l'abuso di lassativi. Per allontanare il rischio di emorroidi è bene osservare uno stile di vita sano. Sentiamo. Parte chiaramente da un normale stile di vita più corretto, ma principalmente l'alimentazione, quindi bisogna fare in modo che le feci siano ben veicolate, non ci siano appunto feci troppo formate, quindi sostanzialmente frutta e verdura sono i cibi principali, cibi anche ricchi di fibre, per esempio la pasta è uno dei pochi casi in cui c'è un'indicazione a mangiare la pasta perché ci sono delle fibre. Evitare ovviamente dei cibi troppo elaborati e piccanti e l'alcol. Il movimento e l'attività fisica aiutano sia per impedire questi periodi di troppo fermo, soprattutto seduti, ma anche perché comunque il tono muscolare, soprattutto il tono muscolare addominale, favorisce poi la peristalsi, cioè il movimento dell'intestino e quindi la corretta evacuazione. Dopo lo stop dell'anno scorso a causa del Covid, torna quest'anno la Milano-Sanremo, che si svolgerà sabato. A gareggiare alla classicissima di primavera anche la prima squadra al mondo di ciclisti professionisti con diabete. A dimostrazione che nulla è precluso alle persone con diabete se gli sono garantiti il diritto alla cura e di trattamenti adeguati. Sentiamo. Questa è, come dire, l'ennesima occasione per dimostrare che nonostante, come dire, una persona possa essere affetta da diabete tipo 1 parliamo, che è quello probabilmente più complesso e quello più impattante da un punto di vista proprio della salute della persona. Se una persona appunto è ben gestita, ha un accesso alle cure assolutamente coerente con le esigenze terapeutiche, con l'appropriatezza, è affidato a un team diabetologico che chiaramente ha delle competenze abbastanza, come dire, specifiche e approfondite, sostanzialmente una persona con diabete nulla è precluso, perché stiamo parlando di una persona che, se non ha sviluppato complicanze, se non ha altre controindicazioni che le impediscono di svolgere quella determinata attività, nel caso specifico una impresa sportiva così importante come una gara ciclistica come la Milano-Sanremo, ecco, se non ci sono altri fattori, altre variabili, si tratta semplicemente di imparare e crearsi delle competenze proprio per la gestione della propria glicemia in contesti particolari, no? Quindi noi sappiamo sicuramente che l'attività fisica, quella sportiva anche strenua, crea della variabilità glicemica e quindi occorre saper modulare la propria terapia insulinica e la propria alimentazione, quindi la propria integrazione alimentare in termini soprattutto di carboidrati da introdurre, per evitare ovviamente una variabilità importante sulla glicemia che possa impedire alla persona di portare a compimento il gesto atletico. Oggi è la giornata mondiale del sonno e nel nostro paese si stima che ci siano circa 12 milioni di persone che soffrono di insonnia, un problema che può seriamente compromettere la qualità di vita. Da gennaio c'è stato un boom di acquisti di prodotti che favoriscono il sonno. L'aumento è stato del 28,8%. La buona notizia è che ci sono delle soluzioni. Certamente i farmaci, ma anche una serie di buone pratiche per l'igiene del sonno, come mantenere una routine fissa di quando andare a dormire e quando svegliarsi. In tal modo il nostro orologio biologico si abituerà, allenando il nostro corpo, a quando sia il momento di rilassarsi e quando ci si deve attivare per affrontare la giornata.
Altrettanto importante poi è mantenere una corretta alimentazione mangiando leggero e almeno 2 o 3 ore prima di coricarsi. Senior News termina qui. Arrivederci alla prossima edizione.